tästä kellellä folat nokkaa, sokat nakkuun, tata kun taro. Shabada, 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 nakkuun, tata kun taro. Shabada, 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 katla kun tata kun taro. Costa che della folla loca, che bella e sle poca. Costa che della folla loca, che bella e sle poca. Poi catla canto, catla conta, catla conto, catla canta. Costa che della folla loca, sto catla conta, la contaro. Shabada, 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 catla conta, la contaro. Ehi, ehi, ehi! Siamo qua! Sono già in diretta. Per l'ultima puntata ragazzi, del 2019! Con i cosi scuffiotti proprio da... da... Che a me sembra vedere scoppiare il cervello. Abbiamo esatto. Fatto... Comunque, facciamo gli auguri di Natale a tutti e ci cambiamo i cappelli. Cosa dite? Allora, ci dai, possiamo togliere i cappelli? Resistiamo ci... finché... perché che anche il Conte è sempre il mio cappello. Che mia il Conte. Che mia il Conte. Allora, che mia il Conte stasera. Vedete che è il bus vuot che il Conte si abbandona stasera. L'Endes Alder, fuori provincia. No, i gambelle fa dagli offerti a Radio DJ le belle andere, capire, perché sa che le andè a Salder, ma credete lei? No, no, le andiamo a provare, le andiamo a fare di provare. Poi se proviamo a mandare un video che si gheva, che sei proprio al Conte. Niente, infatti adesso volevamo mandarvi il suo video di desolazione perché non può essere con noi. Pier. Eccolo. Ciao a tutti ragazzi, sono qui in una stanza all'hotel che a Brescia dove mi spedì a fare la saldatura in una fabbrica. Ma purtroppo il mio lavoro è quello di girare avanti Andrè e fermo dal manutenzione durante il festi. Succede spesso perché fabbrichi strecken per fare i lavori e mi tocca girare. E mi dispiace di mondi a San Mia con Uete in trasmissione perché stasera sono gli ospiti importanti. Conte, fallo un po' più tipo celentano. Dai, facciamo Antani per il dialetto che presenta la regia la rotta come. E mi piace partecipare a me. A Cardiva si aspetta in quadrare con la saldadora. Lei che sarà. Ma poi guarda che bella casa. Ma che è. Conta chi che fianca te in dal letto se piante e poi chi ha fatto la ripresa attenzione esatto. Chi l'ha fatta attenzione. Chi l'ha fatta adesso Spolfer. Adesso a me vorresti anche salutare c'è un certo Rubini Caldiso ok perché mi hanno portato via il telefono come ok no di buone feste grazie vabbè, lei leghiva mia il telefono bene allora noi vogliamo ringraziare tutti i partecipanti che sono stati alla festa con noi il 14 io ho un incasso che adesso possiamo dire che ci sarà dell'attesa allora, della suspense chiaramente noi abbiamo visto che stiamo affrontando delle spese abbiamo chiesto ai partecipanti se venivano contribuire in qualche maniera le stemme squelche d'enter dopo prima della fine fanno vedere il nostro animale con la de sabato in re quando io ho fatto il pranzo che le ste bellissime sono divertite tantissimo perché Nueter sono trasparente mia come certa ginta che fa mia vedere dice vado a saldare e poi dopo non salda o anche di Eter che in aroma Nueter sono trasparente cosa che io non sapevo fanno vedere anche in lo spindone e qua ho anche il tassi una spesa d'alcol che dentro che fa paura anche perché anche giustamente anche gli ospiti e vini l'untera ma vuole un po' bever quella anche loro perché però, è per la mia tenere sotto comunque come un eter contributo del Conte sì. Perché sicuro si vende due panettoni e questa ditta insomma il Conte gli ha fatto un messaggio promozionale che si ascolterà solo una volta ovviamente sì. Capirete anche a breve il perché esatto e quindi dopo eccolo qua ecco, vai la reclame di un panettone del nostro amico Azio Paganini che vende nel forno Paganini in piazza Fontanesi e sta offerte oh le belle sale di Ovaghin metto piazza Fontanesi di Ovaghin grazie Azio
al panettone Paganini, al Vimia Bench e Famia Paganini. Ecco, questa che è una pubblicità senza che... rima. Paganazio, una certezza. Ecco, fazzi in candele elementari con Paganazio. Bene, ah, sì? Allora. Bene, Borco. Eccolo lì, quindi... adesso dobbiamo salutare anche i nostri amici che ci hanno mandato, vabbè, tutti dei video. Quelli che ci hanno fatto i video. Ci hanno mandato i video? Ci hanno mandato i video così. E poi ricordiamo la mail, adesso non so se Ale ce lo può buttare in sovrimpressione, che abbiamo il cellulare e quelle cose lì. Sì, comunque il numero sempre colla, è sempre quello lì, che ormai ce l'avete nella vostra rubrichetta del telefonino. E gli ospiti di questa serata, c'è stato un cambio di programma sul finale in cambiè, e abbiamo sempre la Teresa Pantani che grande c'è. Teresa che qua che fra un po' arriva e sarà un grande contributo E soprattutto la stirerà gli orecci perché lei la sa il dialetto, esatto. Come Noete che si improvvisa un dialetto. Noete la fa con i mesca che Sandea fa manca troppo, è già anche con i mesca con i mesca le belle di Monica sono mia in galera che sa mia sarei il cane, quindi adesso con la Teresa avranno fare un piccolo passo avanti che lei un po' però adesso ha un certo tono John prema Voltaire Lang. Esatto. Vi avevamo anche detto che sarebbe stato un super ospite internazionale, però abbiamo deciso di migliorarci, di fare ancora di più. Quindi al posto del maestro Tirelli ci saranno i Motom, esatto. Che dopo vi spieghiamo chi sono. Tirelli si scusa molto perché comunque ci teneva a essere presente. Qua ci ha mandato il video dell'ultima canzone di Mingardi che si chiama Amour Amor, che la metteremo su più avanti. E però insomma sarà ospite nostro, non so se nella prima puntata. Noi dovremmo tornare il 9 di gennaio, che è il secondo giovedì di gennaio. Quindi dovrebbe essere secondo me è la col Conte chissà le Conti Rell lavora per Mingardi, perché lui l'ha sempre detto che è un super fan, super fan, sei l'antozzo subete slambele rubè che Conte gli assai il Daxi e il Monte in più in là che Conte che canta in quanta la mera, esatto, che bella vindui diretta, che bella fatta, se noi siamo un lontano ricordo abbiamo lanciato una star allora adesso dobbiamo presentare il momento più atteso dai bambini ma anche dagli imbecilli che sono i video ignoranti della settimana. Sta settimana allora c'è con la nostra regola chi segna regna, quindi abbiamo il cane sulla moto che vabbè era quello che ha vinto la volta quello scorsa. Che ha vinto l'altra volta, che chi non l'ha visto insomma merita perché... però ci sono dei video interessanti, stiamo collegati perché le porta e cioè, avremo un altro contributo dal Conte fra l'altro nei video ignoranti, esatto. Non dimentichiamolo dopo il Conte Coschele con Coschele prima Coschele e lei cagnica che mi ha pure andare in moto. Ah, sì. È vero. Le contentesci? Io magari il video lo tagliavo un po', cioè facevo partire tipo una mezz'oretta dopo. Ma me scarghe che al programma per tagliare che. No, col clafata il che video. Taglia il po'. Aspetta che lei insieme al traverso lei in motore e il video le darà a fare al suo cane la cane me le capiva che le tra tac al vedo al verde tac la ma i cani vede i miei color che fa no l'ha capito che il freccio il motore in casgasevalo a me piace troppo quando aspetta l'inquadratura dal pail. Sembra che abbia un vestito. Anche a me quando vado in moto, il faxe. I cavi fanno i miei cavi, quando vado in moto sono un compagno. Allora, con Schele con Clivavint, se mettete uno, sarà lui. Appariranno sempre il due. Non credo proprio che mettano uno. Secondo me c'è tipo cane sulla moto che scrive. Con Schele in onore del Conte. Questo è l'apprendista del Conte. L'apprendista. Ha detto che l'ha assunto e... sta facendo fare dei lavori, dei lavoretti così. Adesso è classe al desa, anche quel che quadra mia. Anche quel che tocca. Per fortuna che gli va flessibile a Renzo, no? Se no le rincorra là. Perché faceva il video col casco che deve al flessibile. A tal leg. Licenzie subito. Qua sta, passa della gente, intanto entra. No, facciamo pure. Fa come fosse la casua. Non è il problema. Cosché invece e poi dopo la Mandelele, aspetta che Cosché la Mandelele sì. Girato a casa di Lele questo qua. Addirittura Morellini, ciao Ericam. Cosché sta partendo.
Ben prepare intanto. Okay. Vai, vai, vai. Prepara, prepara. Ecco qua. Siamo il Nino, il Nino Salmagna, beh. Ma bel lavoro, beh. Beh, poi che anche un pit. Anche un pit. Anche un pit le cacche al Magna, io mi avevo visto. Anche a me. Ma chilone è una bestia. Ma bel lavoro. Beh. Comunque, se fosse un animale, me ne arrismi domani un pit. Ma che schiva. Già gli mancava solo probabilmente l'ebola. E sai che si dress se c'è meno aquila pit. Un'aquila. Ah, oh, se volete guardare l'asse denaire, le mie un pit. Le un'aquila. Ah. Però lì c'è meno la pita. Quindi si dress se G pit. Un'aquila. Ah, il video comunque rimane sotto per sempre perché fa vedere finché non finiscono il gelato e poi mi stacchere. Niente, adesso sfuma alle No, è già sfumato. Boh, no, sta andando avanti, però vedo ancora una prima. Okay. Adesso vi terrò informati poi su a quale punto del gelato arriva. Come la va a finire con lei? Niente, adesso fumo. Votate e votate perché è bello vedere quanto testo. Quanto siano problemi e adesso vediamo chi sono curioso di vedere se chi rimane su. Secondo me che è una bella gara però ragazzi, mi ascoltate dire un lavoro no, votate dite Borco. No, adesso sei mi sono dimenticato. No, perché stavo dicendo una cosa che avevo visto, però lì stesso. Io volevo dire che abbiamo un mixer nuovo. Ah, è vero. Che onda festeggiare. La radio. La radio è investito. Voi non potete vederlo, ma c'è anche un orologio nuovo. Digitale. Abbiamo una specie di app che me l'ha girata solo a me, non ve l'ho ancora girata voi, perché sono mia prunti ancora. Vabbè. Che dopo sono ferri volon dal coffee con il cellulare. Yeah. Adesso è da tirare tre trio quattro che, però possiamo. Ma perché? No, Cuschelle no, le già una cosa. Forse, ma se fosse il Conte che essere sbelle, essere un bel gamba all'aria. Essere sbelle fa assurdire tutto quanto, perché lo mette a canna tutto chietto, poi dopo dice che sei mio, lo mette a canna il tuo. No, ma no. Il Conte che, sai, è una persona anziana. Secondo me va anche in giro con retronebbia tacchè. Provi a andare. Adesso facciamo un pezzo di Elena Bioccati. È una hit internazionale. Che a proposito vi volevo dire, sono stato a quella trasmissione televisiva. Ah, devo. Tanta gli hanno detto, no, parlai di mia cosa. Ho fatto un conto con sta che alla fine. Di quel conduttore che non si può dire il nome, si chiama Papi. Bon. Forse simpatico. No, no, alla fine era simpatica. Sì, era simpatico. A se fughe il gujol, somia sta fa mal moral, 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 mor. A se fughe il gujol, somia sta fa mal mor. Vator un sughet caghe da tirer, che con il grogna se ande in frucer, tra i fer dal srai a forza dai e dai, ma salza pomi in tri, pruvò mader gunti, a se fughe il guzzol, somia sla fat mal mor, al mor, al mor, al mor, a se fughe il guzzol, somia sla fat mal mor. Avrev saver chi le ande a guarner, che sera mia de casera dre a fugher. Allon cave da campin se va mai, a farom la pulenta coi casagai. Allon cave da campin se va mai, a farom la pulenta coi casagai. A se salve il guzzol, somia sla fat mal mor, al mor, al mor, al mor. A se salve il guzzol, somia sla fat mal mor. A cappella praticamente. Come? Io la sentivo la chitarra, no? Ah, la sentivo solo io perché c'ho le orecchie aperte. Ah, perché Gerai Cavett de Stack. Adesso ve la rifacciamo. Rifacciamola, però. Seconda, facciamo solo il tornare, dai. A se fughe guzzol, somia sta fat mal mor, al mor, al mor, al mor. A se fughe guzzol, somia sta fat mal mor. E daget casagai. E casagai.
e di stucchina. Cassagai poi la polenta con di fasò, una storia che c'è più o meno. Per me pensava che fosse dal Codgin, allora gli ho messo invece la polenta con i fasò. Dopo ci spiega poi la Teresa. Da mal pulpetto e Cassagai il Ziva Cletter. Boh. Adesso comunque mandiamo il video, un video, e introduciamo la prima ospite, la ospite. La maestra. Esatto. La Maria Teresa. È un video che io gli ho fatto a sorpresa in una festa di una eravamo in un centro sociale all'Amazone, famosissima metropoli, e che leggeva una poesia di un altro grande scrittore reggiano che adesso non c'è più e di cui dopo parleremo, quindi c'è questa performance della Teresa e dopo è con noi. In dialetto montanaro del territorio di Carpineti. Hai detto una volta e che era di Paias che con una chitarra e un urgalin i cantevni in tal fer visti da stras per trare in santa sena e giù sul din. Hai detto in che il feri gli è sparidi e sa canta poi in piazza cal canzun cagliere na xebeli rifiniti e Paias gli è finì in televisione. Hai detto una volta e che era di scranai che con un po' di paledre un sciuvarel i feven dal scrani che non piven mai hanno ancora tutto pieno fuiarel. Hai detto in che i scranai i gen armas e sfan vadere in giro per il votacion a promater chissà cosa e a prenas per la sua scrana la popolazione. Hai detto una volta e che era vidutur che se chi male alla panza i visiteven, se che arriva un purgan lo ritandeve, e con col e passeva ogni dolor. Hai detto in che a malasse quel criterio, me far la domanda e ste raccomandà un posto all'ospedale sicura, se no va a finire dritta e si mettere. Hai detto una volta, e che era di padrone, che a San Martino arriva l'onoranza. Sei galine, trippe ed escapun. Lur i maniele, e te t'aggratevi la panza. Adesso che è la democrazia, e i padroni è nastato e ciabulì, all'onoranza a San Martino la li usa mea, ma a maniar per tutto l'anno e che è partì. Morale della firsa, hai detto una volta, le racmale in che. Chi può mangiare la carne e bove brù. Lei ecco, non lo sapeva, infatti. Eccola qua, siamo in diretta, Ale. Sì. Ok. Sì, programma. Eccola qua, la nostra maestra. Benvenuta. Ciao, vicina, grazie. Avvicinati. Ciao, e ecco. Poi dopo. Non fare la timida. Io l'ho fregata, nel senso che lo voleva leggere dopo. Ne ho tante, quindi no, che l'imbarazzo della sappiamo gente. Che te sei una riserva, quindi io lei l'ho conosciuta perché te cantavi in un gruppo che si chiamavano i Tamburi. Era il gruppo dei Cantacrostel. Cantacrostel, che facevano delle canzoni in dialetto e poi dopo era venuta l'agriturismo, poi ci si è scambiati i numeri e poi da lì è nato un amore. È una collaborazione. Una collaborazione, dai. Ascolta Teresa, la prima domanda che mi viene da fare è ma... Indovinet. Ecco, bravo. Ho visto il tuo dialetto che... Messo una suda valestra. Ah, okay. ecco. Allora sei una bizantina. Dovrei dire a una suda a Valestra, okay. Carpineti, poi abito a Reggio da tanti anni, mi trovo la montagna è nel mio cuore. Ok, no, perché una sera avevo fatto una storia sui bizantini e i longobardi e proprio Valestra è proprio salvata per il rotto della cuffia, mangia delle pecore, fanno tutte le pelle, feste, okay. Anche Baiso, sì. Appunto per quel motivo lì, va bene. Andiamo avanti. No, vabbè, perché volevamo sapere che le mie proprio address al tuo dialetto, no, per capire la desinenza. Avrò messo congeniale, avrò messo internazionale. No, ma guarda che sono mia netta, sono mia racista. Netta era solo che Irak la volta di Mudneisa. Sì, ma netta. Però quando assumia, per col cavri.
No, beh, lei comunque ha apparecchiato qua con un po' di libri, di robe, perché comunque fa parte di quei dialettari che comunque cercano, si sono avvicinati, come dicevi prima, al dialetto dopo, diciamo. Dopo, sì, tu... io non sono, diciamo, in casa mia parlavano dialetto, quindi io l'ho nelle orecchie, però non sono una parlante dialettale originale, però ho passione per, mi sono appassionata nel tempo a questa lingua, anche grazie ai maestri che ho avuto nell'Associazione Scrittori Reggiani, che li, cioè Luigi Ferrari e Eolo Biagini, per la montagna, e da lì è stato un amore che non è mai più finito, anzi direi che ha soppiantato quasi l'amore per l'italiano, che pure è un'altra mia passione. È un'altra mia passione. Quindi ho, a parte che sì, recitando anche in compagnie dialettali della pianura, della montagna, di diverse località, quindi ho imparato a parlare un po' e a leggere tutti i dialetti, e quindi ho passione anche per i dialetti, che ne so, veneti, friulani, napoletani, siciliani, li leggo tutti quasi tranquillamente. Mi piacciono. Io leggere non so, però capire capisco più o meno tutto. Ha vinto anche dei concorsi, io lo dico perché poi lei non lo direbbe mai, però ha vinto dei concorsi a livello italiano. È stato anche confermato dal Conte, che proprio l'altra volta parlavi del suo premio, Conte fa sì sì, è brava, e quindi il Conte ha anche confermato, quindi il premio è valido, sì. Si può dire, sì. Allora, c'era la conferma del Conte, quindi siamo sicuri. Ti ho visto preoccupato all'inizio, adesso stai tranquilla che il Conte ha confermato. Conte adesso il ciamò un po' la fama, la cura, che... E quindi sostieni tante, io dopo mi sono lasciato coinvolgere dalle sue, io all'epoca in cui ci siamo conosciuti uscivo con un primo disco in dialetto di cui lei mi ha fatto tutte, io chiaro le dico traduzioni, però le trascrizioni noi scriviamo grafiche, mettendo un po' di accenti, invece lei io ho imparato a mettere sulla vocale quella dove c'è la cadenza, capito? Però dipende quale metti, perché c'è, io ho imparato da poco che c'è la E e la E, ma te stai in italiano. Porco, certo. Beh, no, non è so e poi italiano. Perché non sai che in montagna abbiamo 4 O e 5 U. No, io sono stato 5 anni su, e da quale parte di dove sei te ho sentito che varia molto. Sì, tanti suoni diversi. E quindi occorre, specialmente per chi non è reggiano o non è del posto, trovare un modo di graficamente di rendere questi suoni perché sia intellegibile a tutti, insomma, diciamo così, pronunciabile almeno. Sì. Poi è chiaro che se uno lo legge o lo ascolta o lo legge a una ricorrenza, a un matrimonio, legge, lo scrive come è utile per leggerlo per lui. Sì. Però nel momento in cui lo vuoi divulgare e rendere noto in altre zone che non sono le tue, devi per forza trovare un sistema di universale, di linguaggio universale, un po' come francese, si faceva anche con meno, però loro ci vogliono mettere un sacco di accenti così che sicuramente qualcosa rimarrà indietro. Ma voi vedete, con il cellulare, infatti costa di più il cellulare in Francia, perché tutti accenti, tanti tasti in più. No, niente, ascolta, tu partivi a dirci già qualcosa, a recitarci qualcosa. Io ho portato alcune cose con me, in particolare dei maestri del dialetto. Volentieri. Ad esempio Luigi Ferrari, che era un maestro elementare e uno dei più grandi cultori del dialetto a Reggio, è venuto a mancare da poco, ma è negli ultimi decenni è il più famoso poeta dialettale reggiano. Uno stile classico il suo, abbastanza lirico, a differenza del secondo che vi leggerò dopo, che è Eolo Biagini, montanaro di origini, letterato, uomo che sa di lettere classiche, parla menadito il latino ed è uno dei pochi che scrive sia in dialetto montanaro che in dialetto pianzano e scrive satire, quindi satire politiche, ha scritto il Sex Gate relativo alla Monica Lewinsky, ha scritto delle cose anche un pochino... Saremmo curiosi, Perché lui in realtà si travestiva da macchietta di paese, vestiva gli abiti di questo Yakmet e con questa scusa diceva «Messo un analfabeta, non so niente, posso dire tutto quello che voglio». Esatto, e quindi si metteva questo cappello, questo bastone, questa camicia a scacchi e le bretelle, i pantaloni... proprio scenici, quindi recitava. È una maschera. È una maschera di paese, girava e raccontava queste sue satire
facendo ridere un po'. Aveva licenza di dire quello di che dire voleva, quello perché tanto era l'era sturdita, invece l'era. È un po' il culto del carnevale, anche questa sì, cosa infatti, qua. Parte poi da lì. Niente, allora ci parti con Ferrari. Io leggo una di Ferrari e poi magari uno o due di Biagini, vediamo anche i tempi. Vabbè, noi ci teniamo. Vi leggo una delle ultime del maestro Luigi Ferrari, che è La caduta delle foglie, La casca dal foi. Questo è dialetto reggiano e quindi non è esattamente il mio dialetto, ma farò quello che posso. A casca al foi, gli han vest tanta acque sol, al sin stufedi a stera tacca i broc, e al premvent una al chapnal vol, e al sadastaken dall'elber poc a poc. Una vinteda grossa le un scrulon, tant che al partes na branc all'improvvis e al van purté d'intoti al direzion come tanti parpai in paradis. Al quacen al stredi, al quacen i curtil e ag destenden insieme un bel insol o maron seno anc d'un sal gentil capera che rifletta i raggi dal sol. I ragassù chi van a scola prest i li sparpagnen con i pe per zug. Quando i tornen a ca, i mocna rest, e un quel chi dun al pensa Derek Fug. Moaghe i spassen, chi gagna aspirador, e i tiren su a piet al foi e al rosc. Le veira a dir la scetta i fan l'armor, però a stredi dop gagnan un bosc. La vetta edna stagion al foi al gan. Al nascen quando arriva i prem calor, al moren ai prem fred, ma dop un an al tornen vivi, strani sempre lor. Se anc nueter presen feraxe, la nostra vetta la sre fata con, credet che la fos più bella secondo te? No, continuam cum a combiné al padron. Ok, io sono d'accordo con Ferrari. Cioè già quando andò Malet le belle un fermer se ricomincia, se poi che sono da fare di periodi tipo l'inverno che Il padrone è Sabelle. cosa parlò? Sono d'accordo con lui. Nonostante bella la descrizione dell'autunno, poi. Sì, poi cioè, lui scriveva in rima, quindi sì, una metrica praticamente perfetta, e questo ha un valore anche in dialetto come nella lingua italiana. Guarda, io volevo chiederti, perché ho avuto occasione l'anno scorso di partecipare a questo concorso di poesia. Contest, come contest, si direbbe adesso? Contest, si dice anche in dialetto. Al contest dal poesia in dialetto arsan. Si chiama Voci di Terra Reggiana. Cioè, ci puoi dire qua? Perché io ho fatto vedere il volantino, però ho detto, vedi la Teresa che dopo vi spiega. Sì. Tutti gli aspiranti. Per stimolare anche dei nostri. È un concorso, però è anche una rassegna. Ah. È giovane perché ha 5 anni ed è credo il quarto. Sono 4 o 5 concorsi nel Reggiano. Uno è quello della Giareda, il più importante, poi ce n'è uno a Sant'Ilario Denza, ce n'è uno quello della Piva dal Carner, che è recente anche questo, c'è il concorso di Albinea e poi c'è quello di Pratissolo, che è nato 5 anni fa come concorso rassegna. Vale a dire che il valore aggiunto, credo, di questo concorso è il fatto che le poesie vengono ascoltate tutte e il pubblico le vota e sceglie quella che preferisce, sì, per come gli suona, per quello che gli ricorda, perché gli piace, semplicemente. Poi però c'è anche una giuria tecnica che valuta altri aspetti, l'originalità del contenuto, la forma metrica, il valore, diciamo, letterario dello scritto dialettale. Lo apriamo in genere a ottobre, lo chiudiamo a fine gennaio e poi a marzo facciamo la serata di premiazione e di rassegna, e dove facciamo anche un po' di intrattenimento o con musica o con scenette dialettali e teniamo lì le persone, e viene organizzato dal Circolo ANSPI di Pratissolo assieme all'Associazione Scrittori Reggiani. Ah, quindi andare da qua? Che vedrei. Ah, perché appunto siamo in questa sede della Life is Life Tour, è proprio qua a Bosco. Sono la stessa parrocchia praticamente, come stessa spread. L'anno scorso ci sono andato, grazie a lei ho fatto anche due canzoni, sempre il Gugiol più il Kudgin, quelle robe lì, e abbiamo recitato la poesia di Zanichelli, di cui ti avevo chiesto poi la mail per chiedere se potevamo, che era quella che aveva vinto la giuria popolare.
quindi quello che era stato votato dal popolo. Poi ce n'erano state altre due che non mi ricordo io francamente quali erano quelle che avevano vinto. Però Zanichelli, oltre alla giuria popolare, ha preso anche un premio speciale della giuria tecnica. Della giuria, infatti. E poi ha vinto un altro premio in un altro concorso. Sì, quindi è stato Clepoccola che te recite al Frenoman. Frenoman, che è bella. L'altra punta è da grande. Quindi c'è ancora tanto da scrivere, secondo noi, e quindi... cambia il volante, che non sa che trova, ancora parti della macchina che può fare una metafora. Vuoi continuare con un pezzo di Biagini? Bene, perché volentieri. Ho sentito dire che poi ci arriverai al sommo maestro. Sommo maestro da, Ferrari. Da, no. Ma Dante, non lo so. Vediamo il tempo. Ok. Tempo. Allora volendo, andiamo. Posso anche fare qualcosa, un breve pezzo. Ah, oh. Noi siamo tutti i tuoi scolari. Però andiamo in montagna adesso, no? Adesso rimaniamo ancora in pianura. Perché questo libro di satire sono sia in dialetto reggiano che in dialetto montanaro. È misto, anche in italiano. E questa è Yakmet e Almeg. Ok. Quater, tri, set, più 48 desdot, aveva detto Almeg, e a fece inquina. E s'agzunte podesi in la schedina a sbancarin d'un pech lot e una lot. Se mi da der, per un lavoretta xe a fera mot, a vol più d'un milion. Ma dato che si vo, a voi esser bon, con 500 mela alla sarò malè. Yakmet per 2 secondi pensa su. Po, mentre alcuni i soldi da dare al Meg, che scappa det. Ma mi tot per nimbarieg, ma sa si sicur perché ne sughevo. Per dirla, Yakmet era voglio dire roba era cadilede. Come fa senza vincere se taxi siete in sacca. Questa no, perché l'hai già fatta sentire. Però sapere dal disitera che un sacco il cane con classi in Italia. Io direi tutta la vita, gli ho bruciato. Eri talmente bella a recitare. La procissione. No, questo è montanaro. La procissione. Ok. La procissione l'era già drec la partiva. Altane gli erano belle cominciati. Le vergini davanti in prima fila. E ze salperet. E da Drake al maridade. La Ginefa, la Josfa, la Carlina, ma anche la Disola, la Carola e la Minghina a sguardano in tlaghegna come a dir. Gammia da star o gammia da partir. E passè 2 minuti un po' curiosi, perché nessuna donna la smuoviva. Parvea della paura che la gaviva, che sa squacessa col che... deva scus. Finalmente la maestra della dottrina la denunciò dai prete con un dì. Avanti la Madonna Pellegrina! E zese prete. E da drevi a terdoni come sì. Morale della filsa. Per far partir bene la processione, anche i prete, ma chi fa che una tensione. Ah, bella. Perché si dice ne appunto. Se va troppo nel dettaglio, Johnny italiano, Domi Randall. E comunque ne cambia niente. No. Cioè, dal voto già, ma una volta, ma che... ne cambia niente. Siamo sempre umani, siamo sempre il fiol di acqua. Allora dai, non ce la vuoi fare quella là che... Volete un pezzetto di Caronte? Un pezzettino di Caronte, dai. Non spoilerare, però, che c'è gente che non l'ha finita ancora. Lei ha fatto la traduzione, lo possiamo dire. Io ho tradotto non tutto, perché ci ho messo 3 anni a fare 6 canti e a un certo punto... Se non può mica. Abbastanza per adesso. Dividiamo in trans. E quindi sì, ho pubblicato un libro con anche il CD audio, dove ci siamo io e Biagini che recitiamo i canti. E dei primi 6 canti dell'Inferno. Un girtin per l'Inferen. Bon. È disponibile anche musicassetta, ci chiedono quelli di Dosolo? O solo il CD? Solo il CD. La mia. Adesso fa una cassettina, pessime persone me. Dunque, qui siamo nel terzo canto dell'Inferno, c'è Dante che è accompagnato da Virgilio e vede un mucchio di anime sulla riva di un fiume che aspetta. Aspetta in realtà il fiume e l'Acheronte, aspettano Caronte che le deve portare di là. Una volta che sono di là, tutto finisce e non c'è più alcuna speranza di vedere la luce, di vedere... E allora Caronte si arrabbierà perché vedrà una persona viva, perché Dante, la Divina Commedia, il viaggio lo fa da vivo,
e si incavolerà parecchio, perché però Virgilio lo acquieterà, gli dirà: guarda che la volontà che vuole così è ben più alta di quello che tu puoi controllare. Esatto. Allora si tranquillizza, si rilassa, e io vi leggo questo pezzetto. Faccio solo il dialetto, non faccio la parte. Sì, ecco. Bravo. Poi Saddam d'un barcun che s'arriva rent, con insieme a un vec bianc barba e cavì, e sbraia: guai a voi, spirit fetent, av garantesche c'è il mai peu avadri, av port dad là, che gerente ne bruse e teren, zele calda padirì. Ma te te viv, e te lavadrà la luz, va veia da chilur, che d'morti em bsunt. Dato che steva lì, ancor la suvus. E tu viase in gapasa da ste punt, me che t'fag n'altra veia per arrivar, e in t'na barca per arzela me cat munt. E Vargeli: carun, tanta scaldar, tan puoi far niente alla gran volontà, tanga da matre bec, an ad mandar. Allora ingegna e se un po' rilassà, e barcarul dalla plocia ne se scura, che giva ioc di serciat fuga pia. Ma ste seri discurs la fat paura agli anmi nudi e sot corda, ca sbianchen al tram nal batni denta addirittura. Addio all'umanità, ai parenti, casen di accidenti, smadonne e la cattiva sorta, fin l'esser nasù, i maledessen. Brava! Grazie! Brava. Commozione! Allora, io ti vorrei chiedere, questi materiali qua, se uno li volesse acquistare, dove li troviamo? Dunque, questo è nelle librerie, il Girtin per l'Inferno è nelle librerie di Reggio. Di Reggio. E i libri di Biagini e di Ferrari anche, se non sono esauriti. Ok. Se non sono esauriti. Poi, molti testi dialettali sono su Un poco di noi, che è l'antologia annuale dell'Associazione Scrittori Reggiani, tra cui quello di Franco Zanichelli. Negli anni passati anche quelli di Biagini e di Ferrari e di altri autori meno risonanti come nome, ma che hanno una valenza sicuramente per la quindi per la regali scrittura. Di Natale, visto che siamo ancora in tempo, andare a Raspera a vedere Sagadente, l'Arco, le librerie di Reggio, che ormai in Armesi quelli lì in center, che ci sono delle cose interessanti da regalare mie, dal PlayStation o di Pokémon, andare a vedere la roba, scetta netta. Beh, poi per il dialetto posso essere anche in grado di dare delle indicazioni. Io sono su Facebook, se qualcuno mi contatta per avere informazioni sui libri, sui dizionari, sulle cose che ci sono che riguardano il dialetto, sicuramente posso dire qualcosa. Noi dopo, come Radio Nimel, le condividiamo. Abbiamo condiviso la pubblicità del dialetto, della poesia, del contest, insomma, ma noi sicuramente ti manderemo delle poesie. Io torno a candidarmi, lei l'ha detto la bella scritta, quello bella scritta, la conte l'ha detto la scritta, una poesia in piese me, vai a sentire la Sirudella, me fa la Sirudella, e stasera vi faccio tirona. Quello mandi anche a Pratissolo. Sì, sì, te lo mando. Poi no, ne metto un'altra. Comunque anche questo io lo mando. Ormai che l'ho fatta. Fa una serenata per te a Pratissolo, Lele. Fa una serenata che ha detto tutte le cose. Attenti del record, Lele, perché adesso attacca Mandea di vocali che durano un quarto d'ora. Che te meglio ascolti mentre vaghi in macchina in autostrada, ascolti i vocali di Lele. Fa compagnia. Fa compagnia. Allora, noi ti ringraziamo, poi tornerai dopo che facciamo la canzone finale, se che mi ad andare via. E poi devi tornare adesso nell'anno nuovo con un qualche altro racconto, perché secondo me volentieri. La gente secondo me ha bisogno di sentirsi raccontare un po' di cose, poi col tuo accento, con le tue cose, con la maestra, insomma. Sì. Una maestrina. Grazie a voi. Poi allora, adesso prima che ti va via, con solo da dire una Sirudella antica. C'ho la regia che mi dice è antica, nessuno mi è stata antica. Allora col fot che sai tan 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 tan, dai, fa la sigla. Allora praticamente si sta accorciando la giornata per arrivare al 21, che sarà la notte più lunga dell'anno, per poi si allungherà la giornata. Santa Lucia? No. No, è il solstizio d'inverno. Santa Lucia è la notte più lunga che ci sia. Ma quella è in Dalbali che ha commutato Medra. In la realtà al 21 dicembre lì è il solstizio d'inverno. Per cui adesso è una filastroca che mi ha sempre detto da puttane. La faccio. Per Nadel un pet di mail.
per l'anno un pet manjol, per Sant'Epifania un Celtic Cagna, per Sant'Antoni un'ora rotonda, canghi in cala né in sema né in fonda. Per dire che il giorno si sta allungando per arrivare poi a Sant'Antonio, che è 20 gennaio, mi sa giù di lì. Sant'Antonio, te lo sai. So che te per snasmana perché ti chiedevi bene a slonghere al trailer. Anche un'ora, acquistiamo un'ora di sole, cioè sì, di luce. Se Bonnet farà il savoret? No. Ah, buoni a me. Però so come si fa. Vedi? Oh, no, dopo apriamo una cosa. Gli sto insegnando delle cose di una volta. Diciamo che ho i contatti giusti. Sì. No. C'è i pusher. Ecco lei, la vetta vuol dire gran pusher. Allora, okay, adesso presentiamo un gruppo che viene dopo. Arriva un gruppo emergente che gomma il cantante, di giovani, il cantante che lo vuol fare anche al DJ. Intanto andiamo a preparare il savoret, voi gustatevi il video dei Motom, dedicato suppongo alla Reggiana. Ah, ecco. Esatto. E poi torniamo fra quanto dura, un quarto d'ora? No, due minuti. È la short version, dura 3 minuti. E poi saranno live, quindi li intervisteremo. E quindi potranno fare la versione intera. A Gan Pog da mandare perché Gan Pog da dire. Però insomma, sono un gruppo, ci siamo innamorati. Ecco voi. È una storia di teste quadre. Complete spine in brode. In brode mia con la pana, in brode mia con la pana. Viva moda, maniera di capire anche con la pana. Anche dei ristoranti che fan con la pana posta. Sfumiamo anche adesso che è un vecchio casbraio che sotto. Grande, no. Lo salutiamo. Che meraviglia. Che bello averti come ospite. Allora, Tommy e i piccoli Fabio. Aiutanti di Babbo Natale, praticamente. Guarda come sono belli. Sono tesissimi per essere qua. Sono la mia band. Già. Alla chitarra Fabio, alle percussioni Tommy. Concorrono anche loro con i video ignoranti e potete votare in Motom, è la quinta opzione, o no, quarta forse. Cosa facciamo? Mi prendete già per il culo o partiamo con No, è spoilerato. Allora, lei, intanto i pezzi che andrete a cantare di cosa fanno parte? Di un album? Aspetta, scusa, Fausto, te stai un po' bruciando le tappe, so che hanno raggiunto una fama. Direi intercomunale, sì. Però spieghiamo, si vuole, chi è, cioè, Safani in giro. Allora, cioè, noi siamo partiti perché con Motom è per un carosera invece, allora io, Safani, chi lo... ero partito anni fa con degli altri. Se vuoi parlare davanti al microfono, visto che siamo in radio, sarebbe meglio. Ero partito anni fa con altri, poi dopo alla fine problemi vari, tecnici, è successo così che
un amico che abbiamo in comune che si chiama Mali, lo trovo una sera e dico: oh, ma Mali, te che giri sempre per Reggio, che ho soldi di musicista, che mio chitarrista, no, glomia, un povero disperè che ha famento un po'. E allora tre anni fa, circa due anni, quasi tre anni fa, con Hobby ci siamo trovati e insomma mi ha spiegato questo progetto che ancora devo capire e sono nati Motom. E sta, non ti ha mandato un vocale per spiegartelo? No, scusa, mi ha mandato dei molti vocali ma ancora non ho capito, però sai com'è. Però ormai il successo vi ha travolto, quindi te ci vogliamo bene. Ti sei adagiato. C'è un po' di punk, c'è un po' di liscio, c'è un po' di tutto, insomma. Anche un po' troppo. Di capelletti alla panna. Infatti, non per niente, no. Non per niente l'abbiamo chiamato l'album Agri-Punk. Agri-Punk, sì. È un punk agreco. Io posso dire una cosa. Io sapevo che c'era questa cosa, però una sera stavo andando a sentire il concerto di Niccolò lì al Plaza Castelnuovo, salutiamo i ragazzi del Plaza, così, okay. E praticamente ero con una mia amica, con la Tania, e ciao, e Tania. Praticamente c'è perché è partito l'audio di qualcosa? Da qua? Le cosche. Praticamente siamo arrivati al concerto, ma lei mi ha messo sui motò e mi aveva più smontato dalla macchina. Mi ha detto: no, a me vuoi ster che vuoi mia il concerto, ma mi frega un cazzo. Perché comunque ci sono delle perle che adesso, a parte gli scherzi, no, Federico, è veramente tanta roba. Qualcuno che ok. Niente. Allora, alla Detlele e Lele, alle che te da cantarla. Ah, in sì. Pe, sì. In pe, in castigo. Esatto. Vodna sciopla. E me vengi dal tuo microfono. To, Lele. Ok, bisogno del test. Do la cuffia. Beh, forever young. No, questa qua, così tieni la cuffia mia. Così ti senti. Okay. Ecco, prendi senti. Il testo perché... Se no, no non ti senti un cazzo. Prossimo pezzo. Questo pezzo che è la hit del disco, si chiama Forever Young. E le, no, dici? A me mi piace. Era l'hit 2017. Io cast in tre. Paletta. Ci vuole la paletta. Forever Young. Ecco, apri la scena. Ripetono spesso, non ber troppe birre, e mi ripetono spesso, a che ora torni, perché, ma me, mi frega un cazzo, se vaga avanti a sé. Spesso abbassa il volume, mi ripetono spesso, sai che devi guidare, perché ma a me mi frega un cazzo, me vaga avanti a sé. E vaga avanti a sé, Tonyan Kage, Metonyan.
again. Forever young, 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 forever. Vi faccio 90 minuti di applausi. Grazie. Solo perché già il pezzo dura 90 minuti e quindi pezzo dopo sforeremo l'orario. È uno dei pezzi più lunghi dei Motown. No, sì. Anzi, Lele è più lungo. Già 2 minuti e mezzo. Guccini ha detto: ho pensavo che la locomotiva fosse lunga, e invece cioè, sono passata cioè, senza ritegno da Forever Young. Mi date un goccio di vino perché ho cantato. Non te lo sei meritato. No, no, invece sì. Dag la bottiglia. Anche beh, ma volete presentare, cioè, te quel ragazzo lì in fondo tutto spernigato, vuol dire quelle. No, perché poi lui è l'unico reggiano nella band. Sì, cioè, è vero. Per dirlo, quando parlate da lì non si sente un cazzo. Hai ragione, cioè, no, dicevo che l'unico Tommy, lui, che... Tommy è nato a Reggio, a differenza mia che non sono reggiano, quindi non posso esprimermi in dialetto. Tommy... Perché i suoi erano in vacanza, Tommy... hanno sbagliato con l'alta velocità e arriveranno a Safon, a Partoresco. Quindi Tommy non mi interessa subito. Potrebbe dire qualcosa, Tommy. Tommy, vieni qua. Vieni qua. Sapete. Parmi al temi. Let's do insieme una scatola da scherpi. Dici un po' le band. Soca. Le band con cui appare. Perché lui è musicista. No, no, sì, no, no, una no, pochissime band. No, no, no. Lui da giovane faceva i NoFX. Addirittura. Cioè, proprio FX, si vestiva così. Poi è diventato hipster. Lo sono perso un periodo. Poi con Lele l'abbiamo recuperato. Sì, per fortuna. Qualche camicia è rimasta, però. Perché uno il primo sodalizio che ho fatto con lui, ho detto: oh, me vuoi mio un batterista. E lui ma tranquillo, me vuoi un cantante si capisce. Ma del sì, ma nunca che smettes due insieme a una scatola di lei al disturbo mia di mondi. E allora dopo vabbè fa una prova e dopo mi sono innamorato perché a me è proprio ni pria più batterista. Me perché fai provi e tu e te fai da maniera. Sì, perché se no smesso, tre anni sono con te e mi spiegni deschino da quando vieni. Infatti io a me mi ha convinto subito la prima prova, tavola a casa sua, agriturismo tipo sì, dato sì, via sì. Ubriachissimo, oh, pienissimo. Salami fatti in casa. Tommy, vieni da Lele, cazzo. No, Fabio, non voglio suonare. No, vieni da Lele che la si mangia bene, si bene, cazzo. Vieni. Mica quella pasta col tonno di merda bene, che mangiate cazzo, voi altri, quel pasticciotto, quelle cose lì. Poi fognato, però è bella, bella, bella. Prima è partita una lite sul pasticciotto, su sti campanili che no, a noi non interessano. Si sentiva no. Anche da qua, sì. Si sentiva. Infatti che sta un momento che sono stati anche degli spari, io ho riconosciuto 3 colpi d'arma da fuoco. Ho messo Arzan, quindi sa niente. Ma che Vincenzo quel diesel Motom era un motorei al Sayom, infatti noi abbiamo dedicato appunto il gruppo a questa cosa reggiana. Si rispone a gomma. Appena la imparo faremo la cover di Motom. Anche posso dire una cosa. Secondo me finisce. No, io non trovo gli accordi. Se qualcuno ha gli accordi di Motom di Gaudio, se glieli li invia. Se perché glieli non c'ho voglia di mettermi lì. Ma fai tutti in bicorde, cazzo, te ne frega. Comunque, posso dire una cosa: che Lele ha avuto un'idea bellissima. Perché noi sabato eravamo a sentire i Motom e anche con Fausto e così, e lì alla piccola bottega gastronomica, come chiama, lì a Santa Maria, Lele, Formella. Sì.
E praticamente lei le ha lanciato un'offerta innovativa, cioè praticamente un disco, dimmi se, se sbaglio, un disco 5 euro, 3 dischi 10 euro, cioè, ma è una cosa meravigliosa, cioè volete fare un regalo di Natale, ma scriveteci, scriveteci. Sì, ve li mandiamo. E lui ve li manda, vi manda anche un pacco così di adesivi per ogni disco, ma così è, così, capritta per certo. E guida Tagher tutto il mondo. Sì, sì. Ma in Motown per un po' i doma in America, sì, sì. Di loro sono gli adesivi e sicuro. Ma arriva prima gli adesivi che nuette. Ma mandi un video, Ville, prima che il tuo adesivo e fa una serata, fallo vedere. Lele, che dopo te fa il video dei Motomi in serata, che è una serata privata, no? Ah. Il tuo video davanti al logo della fabbrica che boh. È sotto che è scritto Motom. Boh, posto. Top. Vabbè, inizio. Qui si tagga, qui si tagga. Inizierò anch'io, a spargere dappertutto. Aperta nuette, che gommia da dire quella anche per il conto. Aspetta, dobbiamo prendere per il culo Lele. Ah, ok. Dai, passiamo al punto 4 direttamente. Punto 4. Ok. No, come siamo messi? Oh, le belle 21-26. No, noi ci siamo permessi di andare perché con la Teresa è stato un piacere, appunto, perché okay, quando però... viene una persona così. Quindi adesso fome cultura ogni tanto. Da che calteste? Fome R60. No, ferma. Adesso ve spiego un attimo il calteste. Posso dire una cosa però? Spiega. No, però io ho una nostalgia a un gruppo. Fai dire il gruppo, che dopo entri in modalità canzone. Me con gruppo, perché che mi racconta e Kim la conta la Barzelletta stasera. Me dorm mia. A goma il video, il conte. Se manda il video, la Barzelletta. Manda il video. C'è il video della Barzelletta del conte. E vacca. Ele fortissima. Allora, volevo solo fare una piccola introduzione a questo pezzo che si chiama R60, perché le reggiane dopo la guerra. Avevano ricostruito un po' tutto dopo i bombardamenti subiti, che però alla fine nel 1950 decidono di licenziare più di metà degli operai, le maestranze, e quindi gli operai si ribellano e fanno l'occupazione più lunga d'Italia proprio qua a Reggio, un anno di occupazione, per quindi voleva dire portare a camia stipendi per un anno e total conseguenze in mezzo alla miseria, però l'hanno fatta e dopo dimostreranno quello che dimostrano. R60. Ah, spipola un attimo già che arriva un fischio. Spipola un attimo già che fischia la chitarra. Ah, problemi tecnici. Okay. Siamo? Vai. Dai. Finalmente finì la guerra e subette al furmighi, un diresso il capanò, al lavoro tarde ventrer, quando un bel del maestransi, son detto almeno la metà, e gonda licenzier, e un uomo coupé. R60 è il progetto, cavata a cavalli, nessun difetto, scusate la modestia, siamo reggiani, operai che guardano il domani, un mezzo per lavorare la terra, chi dà da mangiare non per far la guerra, cingoli per tirar l'aratro e solcar le vie dell'avvenir. Maginev la miseria, ma i botgher e sferen credit, on fa dal manifestation, l'accelere son le niedi, quando me vede i capon, sande i capon, ma po fat vedere a to tre dal risultato. R60 il progetto, 60 cavalli, nessun difetto, scusate la modestia, siamo reggiani, operai che guardano il domani, un mezzo per lavorar la terra, chi dà da mangiare non per far la guerra, cingoli per tirar l'aratro e solcar le vie dell'avvenir. L'occupazione più lunga d'Italia, tracollò ma poi fu l'avanguardia, cingoli per tirar l'aratro e
solcar le vie dell'avvenir, e solcar le vie dell'avvenir, e solcar le vie dell'avvenir. Bon, a posto. Noi ringraziamo. Potete uscire, no, fuori dal cazzo. Ma lasciali qua un attimo, no, poverini. Che da fare dopo che la quando fa la soletta, le teniamo, allora, le teniamo con noi. Sì, qua, ah, bon, okay. Tra la Teresa, allora adesso noi siccome avremmo allora intanto avere... Metta gioca al microfono, che ti è un volume da UFO, che bene, che bene ti è un volume da UFO. Non so se i volumi andavano bene. Allora, noi questa puntata avremmo avuto... Avremmo dovuto avere Maurizio Tirelli, che è notoriamente il pianista di Andrea Mingardi, però ganca tutta una sua carriera da musicista, eccetera, eccetera, nonché Mecusei. Ah! Cioè qua, ragazzi, che... Tutta la comandè! Tutta la comandè. No, ma io ho attaccato un'epoca perché era Tirelli, perché sennò l'era, l'era mia consacreda, che nostra la musica, che era con Sarché, la Stala, la Vida, la, i Camp, ma su la massa. La massa. E allora sarà presente il 9 di gennaio, però ci ha fatto pervenire questo video di una canzone nuova di Andrea Mingardi, Amour, Amour. E, Amour? Sì, Amour. Che adesso mandiamo così a lanciare la nostra quarto blocco, dove dopo avremo altre cose, ritorna la Teresa, ci saluteremo, avremo i risultati delle elezioni, Agondar Vir al Nimalein, che perché spaccò, ma ci servirà una valletta, anzi abbiamo una valletta che forse può venirci ad aprire, sì, e anche un notaio, direi una guardia notaio, giurata. Allora davanti alla Teresa, che sarà la giudice, e noi altri apriremo il coso, eccetera. Per cui adesso andiamo Andrea Mingardi. Avevi qualcosa da dire, Lele? No, lo dico dopo. Dire dopo. Che a me ha fatto venire in mente una poesia bellissima, il titolo che diceva di... ve la racconto dopo perché non mi ricordo l'autore. Dopo ci sono le borcate dopo. Le borcate del borco. Sì, a dopo. Mingardi. Ste sentiment amor, 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 que el fa perder la testa a la sang. Io ci dicevo, signorina, vuol ballare rock and roll con me? Mo che ci terrei tanto a sfregarmi un po' sulla sua guancina. Okay. E ci direi tante cose carine, gradisci un gelati o andare al cinema. Ok, niente, come fossi trasparente, come parlasse un niente. Ok, allora un dè io c'è al coraggio da umano, e io fa la dichiarazione. I love you ragazzo, cinna io je te, signorina io te quiero, ti proprio un bel pipo, ma te svenza dal pero da bon. I love you ragazzo, cinna io je te, i sentimenti non li scaglio. Guarda, son così profondi, per poterlo dire mi son messo la maschera e il vocale. Amor, 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 cos'è l'amor? Stettananai. Amor, 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 che farà angoda, ma porta champagne di qua. Io ci dicevo, per caso vuol giughiera, peccia obbligo il con me. Ok, signorina mi fa assaggiare la punta della sua linguina, scopo fiocco. Ok, non sarò bello, ma se mi guarda di giangone sembra un gran gnocco. Ok, niente, come fossi trasparente, quasi meno di niente. Ok, allora
Orunde, io c'è per al coraggio da umano, e io fatto la dichiarazione. I love you ragazzo, cinna io c'è te, signorina io te chiedo, ti proprio un bel pipo, adesso venza dal pero da bon. I love you ragazzo, cinna io c'è te, i sentimenti non li scaglio. Così profondi che per poterti dire I love you ragazzo, cinna io c'è te, su reina io te chiedo, ti proprio un bel pippon, ma despensa dal vero davon. I love you ragazzo, cinna io c'è te, i sentimenti non li scaglio. Così profondi che per poterli dire una testella dal maschio 2-1 maschera. Ciao, siamo in diretta. La maschera, la maschera e il boccaglio, le bellissime. Siamo in diretta, Ale? Sì, perfetto. Siamo in diretta, si sente ancora un po' sotto appena sfumata la musica. Io sono sempre, ecco, io l'ho già sentita, per cui non mi potevo riemozionare, però per me Mingardi è sempre Mingardi. Che niente affare. Me Mike, il Ciaccare, l'Olbef, Clettere in bagno. Beh, insomma, al bar, Mike. Ringraziamo Maurizio e Mingardi, stasera erano a presentare questo CD, cioè questo vinile degli ultimi pezzi di Mingardi, l'ultimo dell'anno, lo dico, saranno a Bologna in un palazzo, andate a vedere sul sito di Mingardi, mi ha detto Tirelli. C'è una certa Letizia che dice che la devi salutare. Ciao Letizia. Maurizio, ti ciao, aspettiamo, perché stai emozionato. Ciao Leti. Coso, il 9 di gennaio andiamo a Tora anche Mingardi, se che sì, mi ha fatto un sotto. Bene, allora, e quindi? Borcate della settimana. La mia borcata della settimana è che voglio sentire la bazzetta di Conte Fremo. Dovete far sentire la bazzetta di Conte, ragazzi. Se no, me l'ascolto io. Devi mandare la barzelletta del Conte, ragazzi. Allora, aspetta un attimo. Mettetevi a sedere, perché il Conte c'ha le sue... C'ha i suoi tempi. Se avete fretta, andate. Idratatevi prima, magari. Andate. Sì, c'è da idratarsi. Posso... Proviamo a fare una telefonata. Hai messo il cellulare. Ma il tuo o quello del Conte? Il mio. Ah, ma se il telefono poi non sono più in diretta. Come non sei più in diretta? Come fai? Conte, Conte, scrivici almeno, cagaci. Chiama Lele, se te in video. Se te in video. Date il numero a Tommaso. No, ma però devi connetterti con questo affare qua. No, è troppo difficile, troppo complicato. Non è capace. Dai, lascia stare, stai tra volte. Divento un po' pare in lavoro. Bel privato anche a Cemer. Non la barzelletta del Conte. Niente, allora intanto. C'è nelle cartelle. Ah, no. Non c'è la barzelletta del Conte. Niente. C'è il Conte che parla. Non ce l'hai? Ah, vabbè, niente. Niente, allora barzelletta del Conte. Messo il mio posto. Sarebbe Tommaso che parla. Allora, adesso affronta me la poesia di Nadel. Avdegna Sirudela, come mi sono l'hai stampato su una 3 perché era troppo lunga. No, perché la vuoi laser bane. Perché me vuoi laser bane. Oh, là. Boh. Allora. Quando dicono, ma perché mangiare tanti mel? Perché sal pron per metter? Da noi arrivano almeno 180 kg. Quando dicono, ma in tal mondo ueter, gli stiamo a fare dal belli macchini e come guida vistirov. Quando dicono, stai in tal posto più inquinato d'Europa. Le poi una questione geografica, in cui non mi ha più di virtuoso paese dal nord. Quando dicono, ma chi la nebbia? L'ena fumana la quaccia tot, la fa sembrare al cadi povret, belli come quelli di Sior. Quando dicen, vei ross spray? Se ve, el vaso ben a chi ni ste, quando i voster e boccheggen. Quando dicen, ma la pianura le pera? Ah, ma la gana terra che cres d'ogni sort e cocombri da deschilo. Quando dicen, ma il musica ni sei mia? La somster Vasco Zucchero e Guccini, ma Giuseppe Verdi e le studiano in tutto il mondo. Quando dicono, a che sempre Fredle, a vuol per forza, altrimenti siamo inventati la cucina migliore del mondo. Quando dicono,
Siamo al nostro formai le mei. Me ne so. So sol che il nostro le socialista. Alfa bon avece ragaz. E poi in maniera anche intollerante. Noi eter rusgom anche al grosti. Se ogni tanto la mattina te zentrest, pensa che deschilot cocombra o e 180 di mel e presen capiter. Buona del. Bravo! Bravo, capolavoro. Io la candiderei come poesia ufficiale di Radio Nimel per il concorso della Teresa. Molto bella. Bella. È una sirudella. Allora, risultati della votazione. Stiamo straforando, ma non ce ne frega un cazzo. No, Marzullo ha detto che abbiamo rotto i coglioni comunque, perché lo facciamo sempre iniziare tardi. Allora, intanto vuoi dire un lavoro. Che il 5 gennaio saremo un po' tutti noi, la tribe, diciamo, al New Covo di Poviglio dalle 13.30 a oltranza. Dalle? 13.30 a oltranza. Ok. Oltranza. Okay. Un'ora dopo. Moton, Bolivar, Radio Nimel. Quando? Bobex. Quando? 5 gennaio. Segna. E dopo c'avete il tenente, come il tenente, e che siamo un bel po'. E la c'è me dalla sbeffaneda. Vera, Lambrosc e Manieri, insomma. Dopo, ma che giorno è il 5? È una domenica, però è dopo le feste, quindi è un prefestivo. Saghedda Ferde. No, vado ad andare a messa e poi basta. Poi se la mia film a Cadleni. Scattò messa prima o messa seconda? No, fa una seconda. Fa quella di un Zemes. Che era ancora quella di un Zemes. Allora, dobbiamo aprire il maialino. Vogliamo aprire il maialino? No, ragazzi, hai detto che bisogna chiamare la Teresa. Chiamiamo la Teresa. Prima i risultati. Allora, prima i risultati. Non ve l'aspetterete. Adesso so che... Esatto. Però... Il vincitore di questa settimana è... Inquadrati, Ale, perché te devi darti l'annuncio. Un attimo in silenzio, basta, perché basta la voce, sufficiente la voce. Con gli altri programmi ti fai inquadrare, con noi non ti vuoi fare sì, inquadrare. Sì, quando non ho le mani occupate. Allora, voglio... No, aspetta che stai... Pardon. Gelato al maiale e il vincitore. Gelato al maiale, come passa il turno. Lo voto anche a me. Ma io sapevo che c'era un maiale congelato. No, era la borcata, questa qua era la borcata. Okay. No, perché avevo sbagliato a dirlo prima, allora l'ho tenuta buona, via. Bene. Che i nostri so, te sei notaio, te sei in diretta. Aspetta, vuoti, occhio però, perché apri. Secondo me c'è rimasto dentro ancora del patè di funghi o quello che c'era dentro prima. Devi aprire perché questi qua sono gli incassi che abbiamo fatto la sera della cena, il pranzo che abbiamo fatto di Radio Nimel. Ce l'abbiamo messo questo qua con scritto offerta sostenete libero. Radio Nimel. Vabbè, comunque ti approviamo a piacere, però quella ciocca che sarà di Giarosso, mia sagrada. Oh, consideriamo il fatto che eravamo in 26, sì, cioè quindi, 26 senza noi, e che io noi, magnè quindi, come di Bujol, quindi non è che era intergente che sarà chissà quanto, però va bene, insomma, vediamo. Se il nostro popolo, c'è passato anche Fabio, è un popolo, che è un generoso, popolo ce l'ha dato. Prova, apriamo, vai, ufficiale. Genit. Vai. Però. Ve li vuoto tutti in una volta. Vuotali tutti lì. Possiamo spogliarci e farci il bagno sopra? Anche un pezzo da dir. Sai che? Anche un pezzo da dir. Sì, ma a me rivendrei il sync, però. Scusa. 15. 20. Vabbè, la guarda, io avevo detto 20. Desme la Franca da morto. Oh, ma chi è Calnessi che sa mes desmela? No, ma allora me vuoi il nome e il cognome del Nessi? Allora, invece... io ho detto, avevo fatto la previsione, Lele, scusa, quanto avevo detto che c'era dentro euro. Questa cosa? 23 euro. Devi fare la conversione. Me vuoi, io voglio in puntata quello che ha messo 10.000 lire, capito? Perché all'Issalo, perché slera là, slera là, Seina... Calnessi le... Me vuoi sapere perché a mia space le anche stordì? Le stordì perché a mia space, perché Desmela Franca, allora è in Desmela Franca.
Dopo tardi, no, però ricordevi 10.000 franc, pizza 1 euro, sigarette 50. Allora, se sai coraggio, quello che hai messo 10.000 lire, vieni qui da noi, che se sei un uomo qua e ti ospitiamo a perché cena. Perché già il fatto che te ti è una reliquia. Te vinator, questo qua diventerà un lo incorniceremo lì perché te li vieni a prendere perché noi non ne vogliamo, cioè di 10.000 franc adesso se, o se no gli do mal conte, il conte, se dai, però Tommaso trova il visto mondo. Il clima, c'è il caso che uscendo dall'Europa torniamo alla lira, te tieni le cassa mei, tieni lì. Però volta non ci sarà più, sarà già morto. Allora niente, mentre mi salutiamo con un pezzo, metti su la vita. Poi metto su la vita. Vai Tommy. Siamo in cassa. Sì, si ributta tutto dentro, grazie. La band si ricorda. Beh, comunque anche il tapen dall'Ambrosio. Comunque se sei uomo, tu che hai messo le 10.000 lire, ma anche sei donna, diccelo. Soprattutto se sei donna. Far felice il conte, soprattutto se sei una donna e abbastanza abbondante di seno, il conte sarebbe molto felice. Sì, sì, sì. Di frequentare. Ti può riempire di 10.000 lire uguali a quelle lì. Identiche. Al Gara Capina. Al Gara Capina. Allora, questa qua è una canzone che noi ci fa felici di farla perché è di un grande cantautore. Iannacci. Visto che ci rivedremo il 9 di gennaio, insomma, buon augurio. Venite a trovarci il 5 gennaio al Covo, a Poviglio. E beh, però ormai è già andato Capodanno. Recente a Capodanno. Noi intanto nel frattempo ringraziamo la Teresa che ci ha sopportato e ci è venuta a insegnare... C'hai dei nuovi fans, eh? Io ero già tuo fan, esatto. Appena adesso vedrai Lele che nuova scoperta che sarà. Sarà un alunno ideale per te. Sì. No, però si prova tanto. Quando sono più su con Lele fa il dialetto del mio territorio, perché mi sono andato a scuola che sei bagnale italiana, cioè mi sei parlavo in dialetto perché era con i nonni lui e quindi lo o parlare no. Dialetto basta. No, perché qua, al Kut Gimp comunque quando Giva si incana andava a dire ma cosa vuoi ma tu da mangiare, ma che Giva nane e mezzo Giva fa ma tu cosa vuoi da mangiare, la c'è sosia la c'è la porta in frigo la verde che ha fatto bene al Kut Gimp, poi con lei allora andremo da più io sono attratto dal salato, dal dolce non tanto. Siamo in do salame di cioccolato. C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare rigore, c'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. Tutti insieme anche la Madonna! E la vita le bella, basta avere l'ombrella che ti ripara la testa. Sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita le strana, basta una puttana che ti rompa la testa, è finita la festa. A chi sbaglia a fare le strisce, e a chi invece avvelena le bisce, uno tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha avuto un sinistro, e c'è sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte? Basta avere l'ombrella, e ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita le strana, basta una puttana.
in blanno. Ciao Conte, grazie. Vi chiudiamo con la canzone di Natale dei PPFL 2019. Ciao. Chiamaci a tutti. Che siamo preoccupati, Conte, per piacere, auguri. Passate un bel, finite benissimo il 2019. Auguri. State con i vostri cari e divertitevi. Conte chiama. Sono preoccupato. No. Non va, non va. Ah, si è bloccato.